Ben ritrovati, cari amici di Contro Radio ed Insider dentro la città. Oggi in primo piano la politica. Abbiamo già un ospite in studio, ci proiettiamo verso il voto delle amministrative del 25 maggio. Si voterà soltanto, lo ricordiamo, nella giornata di eh, domenica. Oggi conosciamo meglio il candidato del Movimento 5 Stelle, alla poltrona di sindaco, Sabino Mangano. Ben arrivato. Buongiorno a voi. Come vanno queste ore di campagna elettorale, ormai le ultime, siamo agli sgoccioli. Eh sì, siamo. Premendo tutti i muscoli e le meningi <ride> per completare questa, questa campagna e con grande fatica, perché noi, ovviamente, non abbiamo quella forza dei, dei grandi partiti, ma dobbiamo auto-organizzarci come cittadini, e quindi, sostanzialmente, anche ieri sera, i stessi candidati andavano. In maniera egregia, ad attaccare i manifesti negli spazi sorteggiati, quindi non abusando degli spazi di altri, così come hanno fatto tutti gli altri partiti, coprendo in maniera radicale i manifesti degli altri. Manifesti che per noi rappresentano uno sforzo anche economico, perché noi ci autofinanziamo, non abbiamo rimborsi elettorali, non abbiamo nulla. Non abbiamo lobby alle spalle e quindi sostanzialmente per noi attaccare i due manifesti rappresenta un centro di costo. Per questo siamo molto attenti anche a denunciare questo comportamento scorretto da parte degli altri partiti. E che è sicuramente è un atteggiamento deplorevole, ma questo vale per tutti, eh, anche laddove dovesse fare il Movimento 5 Stelle, vedere una città imbrattata da centinaia e centinaia di manifesti attaccati ovunque, anche sui cassonetti e sugli spazi evidentemente non deputati a questo, è qualcosa di assolutamente non corretto. Ma anche deplorevole perché eh, è una forma in qualche modo di inquinamento della nostra città. Ma a parte questo, eh, cari ascoltatori, cos'è accaduto nella vita di Sabino Mangano, eh, un militante del movimento 5 Stelle da, da tempo che, dalla sera alla mattina, causa la sfiducia nei confronti di Vincenzo Madetti, si è ritrovato ad essere candidato sindaco a Bari. Eh, Come è questo, andata? Questa è la, la grandezza del movimento, no? dove vale la regola dell'uno vale uno, quindi non conta il nome, e oggi ci sono io, ci potrebbe essere stato qualsiasi altro candidato della lista a ricoprire questo tipo di, di, di ruolo, e proprio perché per il movimento non contano le persone, ma contano l'idea, quindi eh, io mi faccio carico insieme a tutti gli altri candidati del gruppo e a tutti gli attivisti, perché in realtà siamo un'unica comunità. No? E proprio di portare avanti queste idee, di farle arrivare in comune e di cambiare le cose. E cosa cambia? Cambia ovviamente il rapporto mediatico, eh, è qualcosa sicuramente di, di corposo da dover gestire. Però sai, noi siamo abituati alla, al rapporto con i cittadini e il gazebo e quindi quello è già un bell'allenamento. Ci vede ogni giorno, non negli ultimi due mesi rispetto agli altri. E a contatto con i cittadini a parlare di problematiche a cercare di risolverle insieme e a parlare anche con i cittadini che non, che non votano che non appoggiano il Movimento 5 Stelle quindi è, è una bella, un bel allenamento ecco, e... una bella sfida sicuramente anche immagino in virtù del senso di responsabilità che doverosamente si avverte no, per chi comunque si candida a governare la città di Bari bisogna dire che eh, è una vicenda questa spinosa Uh, che anche Beppe Grillo nel suo mh, comizio barese ha in qualche modo glissato, mh, nelle sue parole non ha fatto riferimento alla, Vincenza, alla vicenda di Vincenzo Madetti, tuttora credo aperta, anche se pare che eh, la pronuncia sul suo ricorso arriverà dopo eh, l'esito eh, del voto. Noi ci siamo già sentiti su questo, eh, Sabino Mangano, mh, ma voltiamo immediatamente pagina, però voi, vorrei anche capire il suo pensiero. Uh, come siete riusciti a gestire tutto questo a pochi giorni, in qualche modo, dall'appuntamento elettorale? Perché certo al di là poi del, del merito della vicenda di Madetti, parliamo di una persona che comunque negli ultimi anni era stata impegnata tantissimo sul territorio no? per far conoscere le istanze del Movimento 5 Stelle. Eh, questa è la dimostrazione, ripeto che tornando a quello che ho detto prima, però non conta il discorso della persona, ma. Contra che vada avanti un etico, una moralità del movimento. E adesso c'è questa azione, terminerà, avremo quel riscontro che avremo. Sinceramente non ritengo neanche più opportuno parlare di questa vicenda perché la ritengo superata per quanto mi riguarda e sostanzialmente mi piacerebbe parlare più di contenuti, di quello che vogliamo fare per Bari insieme ai cittadini. E allora, parliamo dei punti programmatici per Bari. Eh, ci sono dieci candidati in lizza, cari ascoltatori. Ehm, devo dire che, avendo dato una lettura di tutti i programmi elettorali, c'è un po' di omologazione da questo punto di vista. Uh, molti, per esempio, parlano della riqualificazione del, del lungomare da nord a sud e di altre priorità per la città. Le priorità per il Movimento 5 Stelle quali sono in questo momento? Ma in realtà le priorità sono tantissime, eh, non possono essere valutate e gestite eh, solamente con il programma. Noi abbiamo creato un programma che in realtà è stato un lavoro. Non fatto in back office, quindi da poche persone, ma già attuato con i cittadini, raccogliendo le loro istanze ai gazebo sul web. Eh, poi queste istanze si sono trasformate in aree programmatiche con dei contenuti. E, e ovviamente il programma non è un programma chiuso, è un programma che noi definiamo work in progress, cioè che praticamente va avanti anche al, eh, dopo la campagna elettorale dove i cittadini potranno partecipare ad implementare questo programma e soprattutto decideremo insieme ai cittadini. Eh, la prima cosa che abbiamo detto che faremo sarà quella di inserire una piattaforma che come, ovviamente verrà anche replicata in maniera cartacea o tramite gazebo dove il cittadino potrà eh, inserire una propria idea una propria richiesta eh, questa idea verrà ehm, diciamo, dibattuta online e poi verrà votata e ovviamente le idee più votate rappresentano ovviamente la volontà dei cittadini le priorità e queste priorità verranno trasformate poi in delibere nel consiglio comunale quindi non faremo nulla se non eh, facendolo insieme ai cittadini è ovvio che se il cittadino Dino vota per una eh, completa cementificazione della città, bisogna anche essere attenti. Non è che noi vanno valutate anche queste situazioni, però, mh, dal l'urbanistica e l'edilizia pubblica è certamente un ambito sul quale ci si sta soffermando in questa campagna elettorale e anche scontrando. L'idea del Movimento 5 Stelle, anche in virtù dell'approvazione che dovrà fare il Consiglio Comunale del nuovo piano regolatore di Bari, qual è? Che grazie a Dio non è stato ancora approvato. Eh, no, noi semplicemente guardiamo molto a un discorso di riqualificazione, quindi noi siamo per il cemento zero, ovviamente. Quindi ci sono tante strutture anche comunali che vogliamo riconvertire innanzitutto per la problematica legata alla, diciamo, al problema casa e quindi si parla anche di social housing, e quindi riconvertire strutture che possono essere utilizzate anche in maniera temporanea dai cittadini eh, nei momenti di difficoltà. Eh, poi abbiamo pensato anche a riqualificare delle strutture per il discorso legato al commercio, no? quindi favorire lo start-up di, di attività imprenditoriali. Eh, offrendo ai giovani e anche ai non giovani perché alla fine siamo a un livello medio di disoccupazione che non riguarda più una fascia post eh, diploma o post laurea ma abbiamo anche cinquantenni che non hanno più un lavoro e magari vorrebbero ritornare nel mondo del lavoro e ovviamente bisogna favorire questi, queste persone come magari dandogli degli spazi che in questo momento sono totalmente inutilizzati eh, per eh, creare degli start-up a livello commerciale eh, ovviamente noi siamo molto vicini al commercio di prossimità, quindi mh, bisogna valorizzare questo tipo di, di potenzialità. Eh, Bari ha una densità di centri commerciali che supera abbondantemente quasi tutte le città del sud. Eh, ricordo che Lecce ne ha appena 2-3, Bari ne ha quasi 6 7. Ecco Sabino, prima di andare in pubblicità, visto che sono sicuramente delle idee molto interessanti, eh, la domanda in questi casi è ma eh, come si può dare attuazione a queste idee sulla carta? Certamente molto belle. Io faccio riferimento, per esempio, nel campo delle start-up, a iniziative che hanno riguardato la Regione Puglia attraverso dei bandi e dei concorsi, insomma, eh, bollenti spiriti mi viene in mente, ma non per fare promozione alla Regione ci mancherebbe altro, ma per, per citare un esempio concreto. Ecco, il Movimento 5 Stelle come può dare attuazione a queste idee? Beh, il metodo lo si trova. Noi eh, sostanzialmente crediamo che tutta quella burocrazia che ha rallentato dei processi, parliamo anche dei bandi regionali, a volte ci sono dei bandi che eh, hanno già dei vincoli alla partenza, no? Il, la persona che non ha alcun tipo di, di fondo e eh, eh, ovviamente per accedere a questi bandi deve garantire delle fiduzioni a volte, che sono anche già di 15.000 euro, 10.000 euro, ma come faccio io che non ho soldi a poter garantire qualcosa che non ho? Quindi sono tagliato fuori, invece bisogna ragionare un po' al contrario, bisogna dare l'opportunità. Eh, ovviamente valutare anche il tipo di progetto che si vuole attuare, eh, quindi favorendo magari quei progetti che sono più vicini alla, alla realtà cittadina e territoriale, eh, <coughs> lavorare sicuramente sull'innovazione, ma non solo, c'è anche il discorso agricoltura, il bio, quindi ci sono tante cose che possono essere attuate. Il come attuarlo eh, lo dobbiamo sicuramente valutare, sicuramente non ci fermiamo di fronte alla burocrazia. E allora, questo è il pensiero di eh, Sabino eh, Mangano, quindi in qualche modo anche una semplificazione burocratica, la burocrazia è certamente una di quelle problematiche più annose, non soltanto di Bari, ma del nostro eh, paese. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, qualche consiglio per gli acquisti e poi torniamo con eh, Sabino Mangano, ma torneremo. E invito anche la regia con un pezzo che in qualche modo identifica la vita di Sabino Mangano tra poco. Insider, dentro la città. Patti Smith, People Have the Power, un pezzo scelto dal nostro ospite nello spazio politico, Sabino Mangano, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, perché ha scelto questo pezzo? Eh beh, perché il potere è del popolo, appartiene ai cittadini, quindi ci rappresenta sostanzialmente nella, nella sua idea. Come si convive no? con... Uh... Uh, questi attacchi quotidiani che arrivano dagli altri partiti, dalle forze politiche che dicono no, i populisti, il Movimento 5 Stelle soltanto l'attacco e non la proposta, uh, chi vuole lo sfascio del paese? Parole che ha pronunciato anche ieri dal palco Matteo Renzi. Ma noi siamo abituati, questo è, rappresenta il timore che hanno queste persone di perdere quella famosa poltrona e il loro potere che hanno avuto in tutti questi anni sono veramente nell'angolo, questa è la mia opinione. E quindi cercano di tutto per poter captare l'attenzione delle persone con promesse da, da, da venditori di pentole, quali gli 80 euro famosi, che non risolvono le problematiche di una, di una famiglia e con attacchi dove si definisce Hitler paragonato a Grillo, dove l'altro giorno Berlusconi ha detto che noi siamo per la vivisezione, quindi una serie di cavolate, per non dire altro, che non rappresentano assolutamente l'identità del movimento. Anzi, il movimento, grazie a Dio c'è in Italia il movimento, perché sennò altrimenti sarebbero... Nate delle situazioni molto più pesanti all'interno del paese, anche a livello politico rappresentativo. Basta guardare un po' in Grecia e in Francia quello che è successo. Allora, io provo a dare una lettura assolutamente personale. Ehm, diciamo che tutto questo succede anche perché probabilmente viene dato più risalto al gossip o all'attacco piuttosto che alla proposta. Allora, noi, poiché. Da, da, da quando abbiamo cominciato ad affrontare la campagna elettorale vogliamo conoscere le proposte dei vari candidati. Io oggi mi soffermerei soprattutto su questo: no? sui punti programmatici del Movimento 5 Stelle. Fuori onda. Cari ascoltatori, si parlava di un progetto che reputo sicuramente non so se innovativo ma interessante nell'ambito della pubblica amministrazione, ma soprattutto della trasparenza. Ecco, questa parola viene pronunciata da tutti i candidati alla poltrona di sindaco. Lo dice De Carlo, lo dice Di Paola: più trasparenza, semplificazione. Ecco, in questo campo, come intende agire il Movimento 5 Stelle una volta entrato a Palazzo di Città? Beh, innanzitutto, eh, noi stiamo partendo con una eh, ricerca di. Gli assessorati in modo totalmente differente rispetto alle altre forze politiche, noi non facciamo nom nomine ad personam ma rendiamo possibile l'autocandidatura la, in forma anonima, quindi chiunque può partecipare a questo tipo di, di possibilità, anche eh, se non è di Bari, ma purché conosca più o meno il territorio e le sue problematiche, e quindi possono inoltrare questo curriculum dissociato dalla parte anagrafica, questi dati vengono valutati da un ente esterno, da esperti, e poi ovviamente si stilano delle classifiche per assessorato. Quelli che sono più compatibili, più vicini al, al ruolo, poi vengono votati, e diventano eh, fondamentalmente assessori, eh, con però una, una cosa importante che è la misurazione delle performance. Nel senso che, a differenza di quello che avviene no, nei comuni, è previsto un nucleo di valutazione che va appunto a valutare quelle che sono le operatività dei vari assessorati e dell'organizzazione interna. Noi prevederemo appunto una misurazione delle performance che andrà a valutare esattamente il lavoro in maniera continua, quindi non ci sarà più la possibilità che l'assessore una volta nominato eh, venga valutato dopo i 5 anni. Anzi, noi sono previsti step già uh, trimestrali, semestrali per capire le progettualità, l'attuazione delle stesse e i risultati che vengono portati. Questo vale anche per uh, i dirigenti, no? Per chi è all'interno della struttura del, dell'amministrazione, eh, premialità sicuramente più vicine eh, solamente ai risultati raggiunti, perché alla fine parliamo di soldi pubblici, quindi sono soldi nostri e vanno assolutamente gestiti bene. Cioè eh, l'obiettivo è chi non lavora va a casa, mutuando un po un concetto anche del movimento. Sì. Sull'assessorato, noi abbiamo previsto il recall, quindi se l'assessore, nell'arco del semestre o dell'arco dell'anno, non dimostra di aver portato quei risultati che ha dato come input di garanzia. Automaticamente può andare a casa perché deve essere così, non può avvenire dopo 5 anni o 4 anni che poi venga inserito un nuovo assessore, una nuova nomina o piuttosto che resti Bari senza un assessorato perché non può essere così, eh, bisogna valutare e, mm, e usare bene i soldi dei cittadini. E allora questo, quindi, è il criterio del Movimento 5 Stelle laddove dovesse vincere le amministrative per la formazione della giunta, quindi senza in qualche modo un legame no, con, con la politica, con i cosiddetti equilibri politici che sono necessari solitamente per garantire una maggioranza e quel concetto, quella parola che forse non so se è antitetica, eh, perlomeno rispetto a quello che dicono i vostri competitor, la governabilità, per assicurare la governabilità, come, come si fa a governare però? Eh, noi abbiamo un qualcosa che è un'innovazione, un è un'innovazione che gli altri non hanno, che si chiama onestà. E quindi con quell'onestà riusciamo a, a governare, a garantire un governo. Dobbiamo correre in questa intervista. Il leitmotiv della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Chiaramente le questioni sono tante aperte nella città di Bari. Innanzitutto la uh, visione uh, sulla cultura. Bari viene da una legislatura che sicuramente ha operato uh, in questo campo ottenendo dei risultati, diciamo così, ehm, anche se con delle lacune riconosciute anche dallo stesso candidato De Caro. Non le citiamo però, io vorrei capire il Movimento 5 Stelle che idea ha della cultura, cosa intende fare per la cultura Bari. Beh, innanzitutto sottolineo che Bari non ha avuto un assessorato alla cultura, quindi già questo fa capire, comprendere lo spirito di iniziativa della precedente amministrazione. Però senza polemizzare sempre sugli altri, perché insomma, poi passiamo per poco costruttivi, che visione abbiamo della cultura? Quella che hanno i cittadini, cioè che la cultura non deve essere un qualcosa di accessibile a, a, ai pochi, no? ma deve essere un qualcosa di innanzitutto presente in maniera capillare sul territorio. Quindi, cultura significa riaprire dei contenitori che al momento sono chiusi all'interno di tutta la, la rete cittadina, garantire l'accesso alla cultura nelle periferie, riqualificare e, e soprattutto, nel caso, um, riconvertire delle strutture come contenitori culturali e centri di aggregazione sociale perché la cultura è anche socializzazione, non è semplicemente l'esposizione mediatica o lo spettacolo, ma anche l'aggregazione, la crescita culturale è, è, è un qualcosa di fondamentale. Fondamentale per, diciamo, per formare quei cittadini di domani, quindi interventi sulle periferie, interventi sulla scuola, perché la scuola è il punto oh, di formazione del, del futuro cittadino, quindi anche lì. Cultura, anche lì servizi che vanno oltre a, ai programmi, quelli ministeriali, perché abbiamo dei limiti ovviamente anche di operatività, però sicuramente diciamo coprire in maniera capillare questo fabbisogno rendendolo accessibile a tutti e non a solo pochi, pochi intimi. Siamo verso il termine di questa intervista, Sabino Mangano. Uh, è chiaro che le tematiche sono tantissime, um, c'è anche la vicenda della sicurezza molto delicata nella città di Bari. Um, ma anche l'emergenza del lavoro. Certo, si dice spesso che un sindaco non debba dare posti di lavoro, ma creare le condizioni che favoriscano occupazione. Le chiedo al Movimento 5 Stelle come può agire in questo senso. Il sindaco Milano cinque anni fa aveva lanciato un'idea molto ambiziosa, molto importante. Dalla quale sarebbero scaturiti 30.000 posti di lavoro. Di questo si sta parlando, ma in maniera, devo dire, non efficace in quest'ultimo periodo, anche da parte dei candidati alla poltrona di sindaco. Il Movimento 5 Stelle cosa può fare per favorire il processo di occupazione? Ma sicuramente, come ho accennato all'inizio, eh, dare la possibilità eh, ad uno start-up di nuove idee imprenditoriali. Dando degli spazi che attualmente sono, sono abbandonati e non, non utilizzabili. Il Comune ha tantissime proprietà, quindi capannoni piuttosto che strutture che adesso ex uffici. Eh, quindi, dare questi spazi, perché anche il centro di costo di uno start-up eh, imprenditoriale è qualcosa che già blocca l'accesso a diciamo, una progettazione di idea di imprenditoria, e questo è quello che può fare. Poi, mh, se parliamo anche di eh, organizzazione comunale, eh, ne escono fuori altre di, oppo di opportunità. Eh, noi siamo per la raccolta porta a porta precisa e puntuale, quindi in quel caso è ovvio che cambia radicalmente la visione organizzativa e quindi ci sono più risorse, eh, riciclando bene il rifiuto. Noi siamo ovviamente per raggiungere il rifiuto zero, no? perché mh, bisogna arrivare anche a quel tipo di, di, mh, di idea, però ovviamente eh, con un ottimo riciclo. Eh, ci si può guadagnare dal rifiuto cioè non diventa più un centro di costo e questo permetterebbe anche ovviamente l'inserimento nel mondo del lavoro da parte di, del personale che serve per girare casa per casa e per la raccolta del, del rifiuto quindi le opportunità ci sono ovviamente non diremo mai come gli altri vi prometteremo faremo perché questo ormai è qualcosa che appartiene alla vecchia politica noi preferiamo far capire al cittadino che un voto può significare essere nelle condizioni di non aver più chiedere il favore e il piacere. Perché finché c'è la condizione di disagio, queste forze politiche vecchie hanno sempre questa manleva del ricatto, tra virgolette, del voto. E quindi finché tu hai bisogno di me, sei costretto a votarmi. Noi ragioniamo esattamente all'opposto, Il 5 Stelle ha come obiettivo quello di scomparire. Cioè, una volta che noi abbiamo raggiunto l'obiettivo di partecipazione al 100%, democrazia diretta e organizzazione della vita da parte del cittadino. Tutta la politica non ha più modo di esistere, si tratta solamente di gestire la, mh, le istanze dei cittadini e dell'organizzazione. E allora, Sabino Mangano, noi siamo quasi in chiusura. Questo concetto, però, eh, per quanto molto interessante no, nella, nella sua proposizione, le chiedo, non rischia di apparire come quasi eversivo, no? volto quasi a sovvertire quello che è il sistema istituzionale al momento del nostro Paese? Bah, eh, attualmente, quel sistema ha dimostrato di peccare. Non negli ultimi dieci anni, eh, io ho una visione. Eh, di distruzione dell'Italia dal, dal post-guerra c'è stata una finta ricostruzione eh, poi sono subentrate queste forze partitiche che comunque hanno lavorato per i propri interessi i famosi splendidi anni Ottanta dove si sono dati tanti posti di lavoro ma nel frattempo questa gente distruggeva il paese quindi non c'è stata una partecipazione per questo noi parliamo di attivismo questo concetto che è un concetto importantissimo dove il cittadino non deve più essere eh, parte eh, lo, diciamo, lo spettatore della vita politica ma deve essere partecipe deve attivarsi ma, e soprattutto deve essere responsabile perché è facile lamentarsi dopo se si vota la persona sbagliata ma se si partecipe se è parte attiva di un sistema che può essere economico sociale quant'altro si è autoresponsabilizzato e quindi chi farebbe del male a se stesso? nessuno molto chiaro Sabino Mangano cosa vi aspettate ma davvero in un flash dal voto di domenica prossima in termini anche di risultati Beh, le ultime statistiche, come dice Grillo ci non danno non si possono dire i sondaggi, eh, ricordiamolo, però insomma, non si possono dire. E eh beh. Eh beh, allora chiudo con il nostro motto: che vinciamo noi, <ride> semplicemente questo va bene. Allora, noi ringraziamo Sabino Mangano per essere stato con noi. Grazie a voi. Un grande in bocca al lupo a lui e al Movimento 5 Stelle. Un in bocca al lupo che noi facciamo a tutti i candidati per le amministrative del 2014. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie a voi.